Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai assegnare un premio. Dopo la nottata dei TGA è giunto il momento di fare il punto della situazione tra vincitori e vinti, ma anche di tantissimi reveal mostrati durante la serata condotta da Jeff Keighley. Ma se questo non bastasse, si tratterà comunque di un video ricchissimo, perché discuteremo anche degli ultimi rumor riguardanti Metroid Prime 4 e degli aggiornamenti a sorpresa di Nintendo Switch. Se contenuti del genere vi piacciono, mi raccomando, iscrivetevi subito al canale per entrare a far parte della conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Dai che siamo a un passo dai 40.000 iscritti. Incredibile! Un grazie gigantesco a Toggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! In questa puntata un po' atipica partiamo subito a bomba unendo l'angolo della poracciata alla prima notizia del giorno. Nintendo ha aggiornato il catalogo del Nintendo Switch Online pubblicando a sorpresa la bellezza di 3 titoli Nintendo 64 in una botta sola. Si tratta di giochi praticamente già annunciati ma di cui ancora ignoravamo la data di pubblicazione. Mentre Jet Force Gemini era già stato pubblicato in Giappone e Harvest Moon 64 era stato per ora annunciato solo per il suolo giapponese, 1080 Snowboarding sembrava destinato a ricoprire l'unico spazio disponibile per l'aggiornamento di dicembre. Invece Nintendo ha dato una bella accelerata al processo, pubblicando ben 3 titoli in un colpo solo. In più si tratta di giochi che con il loro arrivo creano uno scenario molto interessante. Da una parte siamo arrivati alla fine della lista dei giochi precedentemente annunciati e da questo momento in poi non è chiaro come Nintendo deciderà di proseguire nel 2024 per quanto riguarda gli aggiornamenti del catalogo online del Nintendone. Dall'altra non dimentichiamoci che Jet Force Gemini è una vera e propria sorpresa, un titolo che arriva diretto dalla cassaforte Rare e quindi dagli Xbox Game Studios. Considerata anche l'inclusione di GoldenEye, non è così assurdo pensare che nei prossimi mesi potremmo vedere l'arrivo di alcuni capolavori dell'epoca, anche quelli rivolti a un pubblico un po' più adulto, come ad esempio Conker's Bad Fur Day. Incrociamo le dita. Non avrà vinto il GOTY 2023, ma Tears of the Kingdom rimane uno dei giochi più importanti del decennio e se volete approfondire questo mio punto di vista, vi rimando al video che ho pubblicato qualche giorno fa di cui vado super fiero. Comunque, se volete continuare a ragionare sull'ultimo Zelda e volete scoprire di più sul suo sviluppo e sul futuro della serie, vi consiglio di recuperare questa intervista di Game Informer fatta a Onuma e Fujibayashi, dove emergono dei dettagli assurdi. Ad esempio, sembrerebbe che non ci sia più posto per l'ultramano nei titoli futuri della serie, i quali si concentreranno su altri temi e concept di gameplay. Proprio per questo sarà molto difficile vedere un sequel diretto di Tears of the Kingdom, perché per Onuma sarebbe come fare il seguito di un seguito, e gli sviluppatori sentono di aver esaurito tutte le possibilità offerte dalla Hyrule degli ultimi 2 giochi. Inoltre si parla di passaggi generazionali dentro Nintendo, della poca importanza della timeline e anche di Ocarina of Time. Insomma, se siete fan della serie, è un'intervista da recuperare assolutamente. Ora che ci avviciniamo mese dopo mese, passo dopo passo, al pensionamento di Nintendo Switch, è rimasto in sospeso solo un nome tra i big annunciati e poi dispersi nel nulla. Mi riferisco ovviamente a Metroid Prime 4, un titolo ormai maledetto. Annunciato nel 2017, i lavori sul gioco sono ripartiti da zero nel 2019, quando alle redini del progetto sono tornati i ragazzi di Retro Studios. Nonostante il folgorante remake, o meglio remaster, del primo capitolo abbia fatto ben sperare per un imminente reveal per la chiusura della tetralogia, neanche per il 2024 abbiamo un annuncio ufficiale a tema Prime 4. I rumor però continuano a imperversare e vorrei condividere con voi questo report di Papagino, un content creator che negli ultimi mesi ha dimostrato di essere in contatto con delle fonti affidabili che gli avevano comunicato in anticipo l'esistenza del remake di Super Mario RPG. Sul suo server Discord, Papagino ha scritto di aver sentito che le lavorazioni sul gioco sono praticamente finite. L'unico elemento non ancora finalizzato, sentite un po', sono le cutscene, che sarebbero uscite fuori così brutte da aver costretto a rimandare ulteriormente il gioco per poter rilavorare l'aspetto narrativo dell'avventura. Per Papagino, il gioco dovrebbe essere comunque una produzione pensata per Switch e forse diventata solo in un secondo momento cross-generazionale, ma il titolo sarebbe comunque finito nei suoi aspetti principali di gameplay. Quindi la pubblicazione di Metroid Prime 4 potrebbe essere molto più vicina di quanto pensiamo e il 2024 potrebbe essere finalmente l'anno dove Metroid Prime 4, non dico che uscirà, sia mai, ma almeno potrebbe ricevere un reveal ufficiale.
Voi che ne pensate? E poracci, vorrei dedicare questa seconda parte del TG Poro ai The Game Awards. Ieri notte eravamo in tantissimi, ma visto l'orario proibitivo, ci sta che molti di voi non abbiano seguito l'evento dal vivo. Quindi, se volete evitarvi 4 ore di stream per recuperare proprio tutto, vi faccio un riassunto al volo dei TGA. Si è trattato di un evento eccessivamente lungo e traviato da un ritmo non proprio entusiasmante. Ma nonostante si sia accusata una certa stanchezza in più di un'occasione, non sono comunque mancati i reveal di un certo livello. Prima di passare in rassegna quello che è stato annunciato, discutiamo un attimo dell'assegnazione dei premi. Protagonisti indiscussi della serata sono stati Alan Wake 2 e Baldur's Gate 3. Con mia grandissima gioia, la produzione Remedy si è portata a casa 3 titoli fondamentali, ovvero Best Game Direction, Best Narrative e Best Art Direction. Vedere Sam Lake e soci ritirare questi premi è stato veramente emozionante e sono contentissimo che lo studio si sia portato a casa dei riconoscimenti per un lavoro che rimane una delle produzioni più incredibili degli ultimi tempi. Anche la performance dal vivo di Herald of Darkness è stata qualcosa di fenomenale in tutta la sua assurdità. Invece Baldur's Gate 3 ha dominato nelle categorie Best Performance, Best Community Support, Best RPG, Best Multiplayer, Player's Voice e ovviamente è stato anche incoronato GOTY 2023. Premio meritato? Probabilmente sì. Pur non avendo giocato il titolo, ci sta che una produzione del genere, lontana dai canoni e dalle dinamiche delle produzioni AAA, abbia saputo affacciarsi sul mercato senza nulla invidiare alla concorrenza. Anzi, Nintendo invece si porta a casa 3 premi che un po' sanno di contentino, ma che comunque riescono a ripagare un'annata incredibile per Switch e le sue produzioni. Super Mario Bros. Wonder è il best family game, Pikmin 4 il miglior strategico, e qui ho goduto tantissimo, mentre Tears of the Kingdom è il miglior action adventure. Ditemi un po', cosa ne pensate di questi premi? Siete d'accordo? Ma come dicevamo, c'è stato spazio anche per tanti annunci e vorrei passare in rassegna alcuni di quelli che secondo me sono stati più interessanti. World of Goo 2 mi ricorda che non ho mai giocato al primo nonostante abbia avuto 15 anni per recuperare. God of War Ragnarok e Alan Wake 2 riceveranno presto dei free content update. Final Fantasy XVI ha ricevuto il suo primo DLC, mentre Final Fantasy VII Rebirth si è mostrato con un nuovo trailer e qui ormai manca veramente pochissimo al 29 febbraio. Parliamo ora di titoli ambiziosi. Dopo No Man's Sky, quelli di Hello Games riprovano il tutto e per tutto con una nuova produzione, Light No Fire, e anche questa sembra andare ben oltre le possibilità produttive del team, mentre gli sviluppatori di Ori hanno presentato No Rest for the Wicked, un action RPG molto intrigante. Arcane Lyon, dopo il deludentissimo Deathloop, almeno per me, è al lavoro sul nuovo gioco di Blade, di cui però non abbiamo visto praticamente nulla. Skull & Bones uscirà a febbraio e la nave già imbarca acqua, e Kojima ha finalmente svelato il suo nuovo progetto, OD, Overdose, realizzato in collaborazione con il mitico regista Jordan Peele. Del titolo non sappiamo veramente nulla se non che sfrutterà il potere del cloud di Xbox e sarà un'esperienza cinematografica. Vabbè, Hellblade 2 promette benissimo e forse finalmente nel 2024 lo vedremo uscire, mentre l'anno dopo, nel 2025, vedremo il nuovo Monster Hunter, ovvero Wilds, che per ora è previsto per tutte le console ma non per Switch. Questo perché chiaramente uscirà su Switch 2, no? Il remake di Brothers, A Tale of Two Sons, forse non è proprio quello di cui avevamo bisogno, mentre tra Persona 3 Reload e Metaphor Re Fantazio, un titolo geniale, i fan Atlus saranno svenuti molte volte. Il continuo della saga di Mana con Visions mi scalda il cuore, anche se forse è un po' fuori tempo massimo come annuncio, ma di sicuro una bella botta di nostalgia sarà arrivata anche con il trailer di Dragon Ball Budokai Tenkaichi, ora chiamato Sparking Zero. Black Myth Wukong si dimostra il progetto più interessante tra tanti tematicamente simili, mentre spero veramente per una rinascita della saga di Prince of Persia con The Lost Crown, che riceverà anche una demo l'11 gennaio, una settimana prima della sua uscita. Ma per me il reveal più assurdo rimane l'aver alzato il sipario sulla New Era di Sega. Questi matti hanno svelato 5 remake in un colpo solo: Shinobi, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Golden Axe e Streets of Rage, e anche More to Come. Cioè non è neanche finita qui. Sega è completamente fuori di testa, speriamo solo che nessuno di questi sia un live service, perché il mio cuore non potrebbe reggere una delusione del genere. Ti prego Sega, ti prego dal profondo del cuore, non fare poracciate.
Insomma, di cose interessanti ce ne sono state, ma ne è valsa la pena rimanere svegli fino alle 5 di mattina? Beh, ecco, la risposta la lascio a voi. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo soni, tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro TG, Michele A. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retrogame. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Burp, 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 burp.